Bello a tutti ragazzi, sono Svapo Gamer, oggi siamo tornati con God of War e visto che mi avete richiesto di uccidere le Valchirie, io c'ho per sbaglio ci sono incappato in alcune Valchirie e mi hanno ucciso malissimo, malissimo. Infatti però ora stiamo andando verso quella di Helheim, sperando che non ci uccida male. Io un po' di rabbia ce l'ho. No, porco cane, avrei dovuto caricarmi la rabbia prima. E vabbè. Proviamoci così, al massimo ci torniamo. Io una vi ricordo che l'ho già battuta, la prima. Credo che fosse quella più facile. Adesso magari iniziamo a picchiarla subito. Io questa non ci ho mai provato. No, ma così subito mi ha preso. Proprio così al volo. Tra l'altro io ho provato a cambiare anche un attimino il mio setup. Ecco, ho sbagliato, non volevo. Volevo caricarla un pochino la rabbia. Anche perché tanto non le tirerò via nulla, infatti. Porco cane, è infatti già finita. Puzzona. Ma porco cane, sempre sto attacco fai. Dobbiamo purificare tutte le Valchirie. Adesso vediamo un attimino se... Ok, ma quante volte fai sto attacco? Porco cane. Fa solo questo. Se in caso in cui dovessi riuscire a evitare per puro. Ma porco cane. No, ciaone. Ciaonissimo. Io provo con la pietra, ragazzi, ma non credo che mi farà nulla, eh. Io ho tolto un cazzo di vita. Porco cane, quanto è veloce. Vediamo se gli fa qualcosa. Ma no! Ma come fa a interrompermi il mio attacco? Non vale. Ecco, ciaone proprio. Cioè, questo qua è il mio livello. Sappiatelo, quindi oggi vedrete tantissime morti, ma veramente tante. Quindi riportiamo da checkpoint e ci riprovo, ragazzi. Magari devo stare un attimino zitto mentre cerco di farlo, oppure provo con le lame del caos. Che ne dite? Non lo so, adesso vediamo. Sono più scarsi le lame del caos perché non sono ancora riuscito a potenziarle. Ecco, ho sbagliato ancora. Vieni giù, dai, tanto l'abbiamo capito tutti. Non mi fai niente. No, ma non puoi prendermi da così. Infatti non mi fa nulla. Ok. Ma non vale. Non è una cosa giusta questa. Ok. Ecco, questa me la prenderò sempre in saccoccia. Via. Ma no. Ok, quindi al secondo attacca. Ok, devo imparare un attimino. Vabbè, cazzo, con questo gli facciamo abbastanza male, eh. No, questo qua l'ho lisciato tantissimo. Sono riuscito a schivarla, non si sa come. Vabbè, dai, questo qua sembra. Attento a sinistra. Sembra. L'ho evitato, cosa è successo? L'ho evitata. No. Pensavo che riuscisse a... No, parati. Ok. Ma no, adesso ce la stavo facendo. L'ho presa, sì.
No! Ma no, porco cane, non posso, non posso, no. Oh, allora, gli abbiamo tolto già un bel po'. Gli abbiamo già tolto un bel po'. Ok, non la vedo, non la vedo, ma... Ok, forse ce la si fa, eh. Non dico che... Ah, porco cane, ancora ho sbagliato. Non so come ho fatto. Io andrei di ira prepotente. Giusto per riprendere anche un pochino di vita. No. No. Porco cane, le manca uno sputo. Ok, devo stare calmo, devo stare calmo. Ok, ok, ce l'ho fatta, non ci credo. Non ci voglio credere, al secondo tentativo. Al secondo tentativo ce l'ho fatta. E questa è la prima che vedete, che sconfiggo. Avete liberato la mia forma corporea. Ve ne sarò sempre grata. Perché eri in trappola? Non ne sono certa. La mia mente è frammentata. Il Rockstall af Valkyrs è l'ultima cosa che ricordo. Cosa? Il Valhalla attende. Devo tornare. Sì, è molto criptica sta situazione comunque. È sempre molto criptica. E noi abbiamo preso un altro elmo. Sì, è un elmo, credo proprio di sì, quindi... Il Rockstall af Valkyrs. Cos'è Mimir? Elmo di rota, il suo spirito resiste bramoso di riunirsi con le sue sorelle. Un luogo dove conferire lontano dagli occhi di Odino. Pensavano di essere al sicuro, ma a quanto pare il padre di tutti vede ogni cosa. Dov'è? Non eravamo lontani, verso lo scalpello di Tamur. L'ingresso è a sinistra delle statue dei due rematori. Ce l'hai detto. Allora non sapevo che avremmo dato la caccia alle Valchirie. Ok. Scopriremo perché le Valchirie sono così. La camera aveva un significato speciale per loro. Là lo scopriremo, ne sono certo. Quindi tecnicamente abbiamo sbloccato un'altra cosa, piccolina. Ma oggi è a sinistra dei due rematori, quella cosa, quella camera che ci ha detto. Ok, però magari andiamo a vederla dopo. Cos'è che è? Acciaio asgardiano, ok. Tanto io prendo tutto quello che c'è da prendere. Tanto qua non credo che ci torneremo mai più. Nel mentre io dovrei aver completato. Dov'è? Dovrei averla completata. No, mi manca, vabbè, i corvi di Odino, ma non c'ho gli artefatti trovati. Vabbè, devo farmi un giretto per Elaim. Nel mentre andiamo verso un'altra Valchiria e ci vediamo là. Allora, diciamo che rispetto ad Elaim siamo in un posto un pelo più caldo ora, cioè dal freddo al caldo, così siamo passati. E là in fondo c'è una bruttissima persona. Quindi, io direi, questa qua l'ho masciottato l'ultima volta che ho provato ad affrontarla, cioè quando ci sono arrivato qua per caso, più che altro, perché non pensavo ci fosse una Valchiria alla fine delle sfide. Quindi, noi iniziamo come quella di prima, adesso dovrò studiarmi un pochino il moveset, ovviamente. Porco cane. La miseria, come hai fatto a prendermi? Ma porco cane, da lì mi prendi. È meglio stargli lontana questa. E porco cane. No, pensavo si avvicinasse tutta la vita. Questa qua ce le dà tantissimo. No, non sto bene per niente. Tecnicamente dovremmo... Aiuto. Ok.
Non male che c'ho quella che riduce un botto i danni. Ecco, riduce un botto i danni, però non so quanto possa servire. Beh, ma gli facciamo male, eh? Ma devo pararmi su quell'attacco. Devo pararmi e devo andare a comprarmi una pietra, perché sennò non ce la faccio. Ritorno subito. Rieccoci e direi di andare subito a togliergli un pochino di vita iniziale. Ok, direi di partire così. Porco cane. Porco canissimo. No, anche te fai questo attacco. Infame. Infamissima. Non credo di averla colpita. Porco cacchio, porco cacchio. No, 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 stavo attivando la rabbia. Non ci credo, stavo attivando la rabbia. E mi ha colpito mezzo secondo prima. Porco due. Preparati. Non ci credo, non ci voglio credercelo fatta. Non ci voglio credercelo fatta. E la terza è andata giù. E la terza è andata giù. Mamma mia, che parto. Libertà. Esatto, signora. Siete libera. Avete distrutto la mia forma corporea. Come alle altre. Avete tutta la mia gratitudine. Prego, prego, non c'è di che. Non serve altro. È stato un parto veramente. La gratitudine non ci paga le armi. Il Valhalla attende. Addio. Kratos è molto cinico. Tra l'altro non ve l'ho detto, come avrete visto dall'armatura sto facendo il laboratorio di Valdi.
per potenziarmi un bel po', visto che so che le Valchirie sono belle toste. Adesso Un'altra vediamo. Valchiria salvata. Però Ok, volevano essere l'arma della felici. Valchiria è Potevano rendersi le cose più ok, semplici. come tutte. Non penso che possano scegliere, ragazzo. Cosa intendi? Adesso Qualunque cosa vedrò che abbia dopo reso cos'è. felici mi Aumenta interessa. tutti i Calcola danni. tutto. Tutti i lanci? No, questo qua non mi interessa perché non li uso molto i lanci. Acciaio asgardiano va più che bene. Poi cos'è che c'è? Guanti della Valchiria. Oggetto epico, armatura braccia. Armatura di avvero guerriero forgiata con metalli del Valhalla, scusate. L'essenza di Valchiria favorisce le statistiche bilanciate. Questo ci potrebbe piacere a posto. Tanto non devo stare nella nebbia di merda lì. Inferno furioso di Muspelheim, ok. Non so perché ho lanciato una freccia di Atreus. E altro acciaio asgardiano. Per il resto non c'è nient'altro se non due bei bauli. Oh, la ricompensa per aver fatto tutte queste sfide finalmente. Cosa troveremo qua? Tizzone ardente più 30, 5.000 argento, stemma della fiamma. Ok. Poi forse posso La voce stemma sentì? superiore della fiamma Chiunque e stemma sconfigga di una Valchiria sutra. sbloccherà un nuovo grado di sfide. Penso che tutte le spade siano state recuperate. Io penso anche di sì, quindi adesso volendo potremmo tornare indietro e rifare le sfide, ma non è questo il giorno, direi, ma non è questo il giorno. Questo magari lo facciamo in un altro video. Per il resto, ragazzi, oggi abbiamo fatto due valchiere, direi che può anche bastare perché, vabbè, l'altra ci ho messo due tentativi, questo qua era il quinto tentativo che ce l'ho fatta. E comunque, ragazzi, con questa bellissima vallata noi ci salutiamo all'ombra dell'ultimo sole, no, all'ombra dell'ultima spada. Noi ci salutiamo. E quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Se avete dei consigli da darmi, sono qua, lasciatemeli sotto nei commenti. E noi ci vediamo alla prossima. Bella!